strada a senso unico. Sì. Poi ci sono anche i pannelli, quelli che indicano anche le deviazioni e sono per le gallerie, quindi segnali complementari che indicano la larghezza della carreggiata nelle gallerie. Oppure quelli alti che delimitano la grandezza della carreggiata sulle strade di montagna. Ok? Allora adesso andiamo a prendere i pannelli integrativi. Ma c'hai qualche altra domanda? No, era solo questo, cioè alla fine ho fatto pochi errori perché Per ho esempio, abbastanza capito. quando c'è un delineatore di carreggiata dentro le gallerie, se la galleria è a doppio senso, la paletta, perché poi è una paletta lunga, è bianca e rossa. A senso unico è gialla. E quella gialla potrebbe essere utilizzata anche per strettoie e deviazioni. Ok? Adesso prendi i pannelli integrativi. Ok. Che significa quello lì? Essere il ghiaccio sulla strada. Quindi può essere neve? No. No, solo ghiaccio. Solo ghiaccio. Il problema della macchina è il ghiaccio, quindi la strada potrebbe essere ghiacciata. Logicamente, se lo incontri d'estate, sicuramente no, non servirà a niente, no? Quindi, vai, leggi. Raffigurato, quindi ho la possibilità di trovare tratti di strada ghiacciati. Vero? Ok. Che significa il segnale? Allora, indica la validità del segnale riportato sopra. No. Quello indica che quella corsia va in una determinata direzione scritta sopra. Quindi se tu trovi scritto Roma, significa che solo quella corsia va a Roma. Mentre se la freccia è verso l'alto, tutta la strada va in quella direzione, che può essere Roma, Milano. Capito Però sono simili o sbaglio? la differenza? Eh no, non so, simili. Perché tu hai una strada con tre corsie. Una corsia va a Roma e due vanno a Milano. Quindi quella che va a Roma, una corsia ti viene indicata con la freccia verso il basso. Mentre la freccia verso l'alto ti indica le altre due che vanno.